Sì, mentre vi sto trasmettendo qui dal Bentegodi è in corso la premiazione al centro del campo dell'allenatore Bagnoli, dei dirigenti e dei giocatori. I giocatori che sono stati autori di questa grandissima impresa hanno vinto per la prima volta lo scudetto rimanendo al primo posto della classifica sin dalla prima giornata. Ecco, il sindaco e il presidente della Regione Veneto stanno consegnando una medaglia a Bagnoli e ai giocatori che vorrei ricordare tutti: Garella, Volpati, Marangon Primo, Tricella, Fontolan, Brigel, Fanna, Sacchetti, Galderisi, Di Gennaro, Larsen, Ferroni, Bruni, Turchetta, Marangon Secondo, Spuri e Donà. È la seconda parte di una grande festa che è cominciata oggi alle 13 e che proseguirà questa sera in Piazza Bra, e non so fino a che ora finirà, si faranno le ore piccole qui a Verona. Ricordo che la festa coinvolge non soltanto la città di Verona ma tutto il Veneto, perché questa regione è stata sempre un grande serbatoio di giocatori per il calcio italiano e non aveva mai vinto lo scudetto. Oggi il Verona si è congedato dal suo pubblico in una bellissima partita. Qui vediamo la prima rete di Fanna al nono minuto. I gialloblu raddoppiano al 40esimo, via un'azione di Sacchetti, un tiro deviato da un avellinese, penso autorete. E l'Avellino accorcia le distanze e con questa rete, poi pareggia al primo minuto della ripresa con Diaz che batte Garella 2-2. Il Verona torna in vantaggio al 18esimo con un calcio di rigore concesso per terramento di Larsen. Il calcio viene affidato a Galderisi che realizza 3-2. Il Verona segna la quarta rete proprio al 90esimo minuto. E con l'azione Di Gennaro scavalca il portiere, Larsen devia in rete. 4-2, come stavo dicendo, è stata una bella partita che ha visto non soltanto un grande Verona che si è congedato alla grande dal suo pubblico, ma ha visto anche un bellissimo Avellino che è stato sconfitto con onore. Da Verona ho terminato, restituisco con la linea a Paolo Valenti con queste immagini del pubblico in festa.